Ciao. Ciao a tutti. Qui è Librandi, plurale, altrimenti sarei Librando. Esatto, perché questa volta facciamo un back then un po' diverso dal solito. È un po' improvvisato, insomma. Esatto, non è una linea per collezionisti altamente ricercata, è semplicemente qualcosa che abbiamo comprato per giocarci e siamo qua per giocarci. Esatto, ci capita spesso perché ci piacciono i giocattoli in generale. Questa è una set di giocattolini del 2000 che venivano regalati al McDonald's. Esattamente, questi qui, ognuno di questi Snoopy è una sorpresa di un Happy Meal. In teoria Happy Meal australiani, sì, dell'anno 2000. Pare che siano stati distribuiti solo lì, non abbiamo certezza. Nel 2000, allora, non so quanto sia chiaro adesso, ma giusto per farvi capire, questa è la mia mano, noi siamo adulti di medie, esatto, dimensioni. Ecco, questo è... questo è uno degli Snoopy. Sono ben oltre i 5 pollici. Sì, abbiamo anche un altro esempio, anche se questo qui, esatto, è posticcio perché questa è la ristampa Hasbro, però è le dimensioni sono di quello originale. Ecco. E potete vedere che secondo me siamo tranquillamente sui 6 pollici. Sì, erano enormi. Ognuna di queste 12 sorpresine era gigantesca. È uno Snoopy snodato, alcuni di loro hanno delle funzioncine meccaniche e hanno una funzione mix and match. Una cosa che osserva spesso Paolo e fratelloni è proprio questa. Nella storia dell'action figure, dei giocattolini, esatto, di questo tipo di produzione, i primi anni 2000 sono stati il periodo in cui le aziende investivano di più in assoluto. Esatto. In generale i pacchi dei primi anni 2000 erano molto più ricchi, funzioni meccaniche più complesse, più frequenti, funzioni elettroniche ovunque e tanta plastica. Erano molto molto massicci. Ad esempio, se pensiamo ai dominatori dell'universo nella loro incarnazione dei primi 2000, sono i più lussuosi, grandi, avevano una buona quantità di articolazioni, tutte quanti con funzioni meccaniche, spesso due, spesso tre, ce ne sono diversi. E non solo, la prima serie aveva anche la funzione elettronica perché avevano il chip nel piede. Esatto. Oh, quindi erano ricchissimi. Tutti gli accessori dipinti. Sì, succedeva molto spesso, insomma, in quel periodo lì la nostra idea è che funzionasse in quel modo perché l'industria del giocattolo stava capendo che i videogiochi ormai sarebbero stati ciò che i bambini avrebbero richiesto e quindi non riuscendo a staccarsi dal vecchio mezzo, semplicemente ci mettevano tutto quello che potevano, quindi ci investivano, esatto, tantissimo. Hanno provato a sparare con tutti i cannoni che avevano per competere con l'industria dei videogiochi che ormai stava invadendo il mercato. E questa è una nostra idea, una nostra ricostruzione, però di fatto erano molto massicci e appunto queste erano sorpresine dell'Happy Meal del 2000. Paragonateli a quelle del cartone che cartoni che adesso è un periodo molto triste. Comunque, abbiamo anche le cartine per questi Happy Meal, eccone qua una, stampata nel 2000 su carta riciclata, carina questa cosa. Carina come iniziativa. Non c'è il nome della serie, come si chiamava? Connect Snoopy. Connect e Snoopy. Eccoli qui, perché sono un classico gioco del mix and match, ognuno di questi pupazzetti si scompone e poi possiamo mescolarne le parti. 12 diversi. Dietro ognuno di loro ha le istruzioni. Perché oltre a potersi scomporre, in realtà molti di loro hanno una piccola gimmick, una funzioncina esclusiva. Sì. Guardiamoli. Ok, cominciamo a passarli uno per uno. Cominci tu? Allora, sì, vabbè, parto da questo, perché Snoopy che batte a macchina è veramente un classico. Il nostro piccolo Snoopy è seduto fisso, però possiamo muovere le sue braccine in alto e in basso, ruotare la testolina e il torace. Questo perché testa e torace si separano, guardate un po', e tra l'altro il perno si incastra in una guarnizione di gomma, quindi sì, è anche, insomma, curata la costruzione. È costruito per durare. Molto molto carino. Allora, è ovviamente plastica vuota, ma non hanno mai fatto cose così grandi in plastica piena, peserebbe 20 kg. Sicuramente. Quindi, e con lui come accessorio abbiamo la macchina da scrivere, giustamente, Woodstock. Con Woodstock seduto sopra. Noi abbiamo lasciato nella plastichina il foglietto, esatto, la sua funzioncina è che girando questa rotellina il foglietto uscirà da qui sopra come se stesse veramente battendo macchina. Non abbiamo, esatto, tolto la plastichina perché ovviamente si rovinerebbe, diciamo che siamo in grado comunque di capire come funziona. È comunque solo un foglietto di carta normale, però ci piace avere l'originale. Certo, molto carino, Snoopy che batte a macchina.
Va bene, io ne prendo uno più facile perché lui lo lascio a te. Ecco. Dunque, breve introduzione, passiamo a lei. Io non so se lei sia mai comparso in qualche versione, qualche speciale, che ne so, animato, quando facevano i cartoni animati di Snoopy. In ogni caso abbiamo un action figure, alto sui 6 pollici, come dicevamo, ha 3 punti di articolazione. Può ruotare la testa e il busto, perché anche lui, come Walla, si scompone e uccide gli altri. Esatto. È fatto apposta, lui lo fa prendere il re, si diventa ecco. Così. Tra l'altro non è insolito per un re finire decapitato. Esatto, ha un braccino articolato, la sua funzioncina speciale sarebbe quella, se riusciamo a metterla a fuoco. La gemma, metti una mano aperta dietro, vediamo se... Di avere una gemma trasparente in realtà plastica sul suo anello. Ok. Carino, bello grosso anche lui. Dopo ne mescoliamo un paio per darvi un'idea. Qui abbiamo uno Snoopy Sub, mi piace perché ha molti colori, poi in sé l'idea di Snoopy Sub non mi fa impazzire. Il giocattolino è carino perché è gigantesco, lui può muovere la testolina, ha questo, un adesivo con un pescetto davanti alla maschera, possiamo muovere le braccine oltre al collo perché la testa come sempre si separa, al busto e poi anche le gambette, sono molto dure queste però dovrebbero essere articolate. Pin perché è pronto per nuotare, il nostro Snoopy è di nuovo scomponibile, è un po' più duro. Ok, eccolo qua. E vedete appunto abbiamo questa guarnizioncina in gomma e è un dettaglio di cura in più, intanto così si mostra la gambetta, vedete, eccolo qui. Perfetto, carino. Tu mi stai continuando a lasciare l'esploratore, ma non lo voglio, no. Io prendo il sonnambulo. Bello. Oh, eccolo qua. Il sonnambulo, al solito, è un action figure abbastanza base, di particolare ha i soliti snodi per la testa, per le braccia, entrambe, per il busto e questa volta una vera e propria articolazione per le gambine, fatto in modo da poterlo sedere. Ha le ciabattine a forma di Woodstock, tra l'altro. Carino, bel dettaglio. Poi bella la candela in mano, insomma. Mi piacciono tanto i sonnambuli, anche il puffo sonnambulo, sono molto carino. Voi rendetevi conto della difficoltà che abbiamo a maneggiarli, perché, ripeto, sono enormi. Sì, è difficile farli stare nell'inquadratura. Vediamo l'esploratore, qui in realtà servirebbe una torcia, non so se... Esatto. Però in realtà, tanto con le lampade non riusciremo a mostrarlo. Allora, il nostro Snoopy esploratore, pilota soprattutto... Ha il suo cappellino da pilota con gli occhialini che si alzano e si abbassano. Possiamo muovere la testolina. In realtà anche Snoopy pilota è un vero classico nelle sue fantasie. E, ruotiamo la testa, il torace, poi questa mappa è un accessorio a parte. Possiamo muovere le braccia. La funzioncina è proprio nella mappa. Hanno scolpito a basso rilievo una specie di mappa, non so se del tesoro. Qui abbiamo Snoopy in posizione. Viene suggerito nelle istruzioni di accendere una torcia dietro la plastica e la naturale trasparenza della plastica farà venire, evidenziare le forme che sono state scolpite. Quindi vedrete più nitidamente il disegno. Un'altra cosa che si può fare, che non è detta nelle istruzioni, è appoggiare un foglietto di carta qua sopra, passarci un carboncino. Certo, e vedere il disegno comparire sul foglio. Il nostro Snoopy esploratore. Dopodiché allora passiamo al pittore. Ok. Snoopy pittore arriva con un accessorio ingombrante. Praticamente il nostro Snoopy ha le solite 4 articolazioni, muove la testa, muove entrambe le braccine, ruota il busto, ha un pastello a cera in mano. Sì. Ma è pigro e per fare il ritratto, anziché disegnare, ha preso semplicemente uno specchio. Secondo me hanno fatto lì. Questo perché così lo specchietto è l'accessorio che utilizzi tu, puoi specchiarti. Piuttosto che dargli una tela con un disegno già fatto. Sì. Quindi tolgo il pittore, lo metto in là, tanto si è visto. Io ne faccio uno perché te lo rubo, mi piace tantissimo, il cuoco. Te lo prendo. Ecco qua. Tutto tuo. Snoopy, cuoco. Allora, perché lui mi piace tantissimo, va bene, togliamogli un attimo questi due accessori, sono loro due che mi hanno conquistato.
Allora, Snoopy può muovere le braccine, anche se chiaramente avendoli in questa posizione cambia poco. La testolina, anche l'altro braccio e il busto, di nuovo, come tutti gli altri, si può scomporre perché il senso del gioco è proprio quello. Rimettiamo a posto la sua testa. Ha un bel cappello da cuoco. Questo è uno di quelli più voluminosi, ovviamente. Con questo cappello. Materia che il cuoco cucina un osso. Giusto. Un cane. Con questo cappello è veramente enorme. Questo è un Happy Meal. E ha due accessori che vanno bene per un cuoco, un cucchiaio di legno, chiaramente di plastica, color legno, e una paletta per girare gli hamburger se vogliamo. La funzione è questa. Sono in plastica per gli alimenti, cioè possiamo usarli noi, posso mangiare con il cucchiaio di Esatto. Snoopy, è Il bimbo può carinissimo. avere Snoopy e mangiare la pappa col Con il cucchiaio. suo cucchiaio. Semplice, ma lo trovo molto molto carino, bello. Ok, c'è un forellino così incastriamo il perno dell'accessorio nel forellino della mano, diamo una testata ed ecco qui, Snoopy, cuoco. Allora, non arriverò a metterlo laggiù perché dicevo. Capirete anche che fare un backdance normale con questi significa fare 3.000 papere, perché sono Sì, poco pratici. adesso invece siamo in difficoltà logistica, però. Ok, stiamo semplicemente ignorando gli errori. Allora prendo l'esploratore, Bello. che è vestito da capo scout, penso cosa Sì, che sia. penso sia quello. Ruota la testolina, ruota il busto, muove un braccino. Oisa, è un po' duro ma si muove. E poi in particolare abbiamo due trucchetti. Il primo segreto è che possiamo aprire il suo zainetto per vedere cosa c'è all'interno. E c'è Woodstock che si sta mangiando la sua merenda. Notare che sono menu del McDonald's. Giusto. La seconda funzione è difficile da far vedere. Ci sono delle rotelline sotto i piedi di Snoopy. Lo facciamo correre sul piano e i piedini camminano. Vedete i piedini, avanti indietro, avanti indietro, avanti indietro. Esatto. Semplice come i classici tradizionali giocattoli per la prima infanzia, però molto carino sul nostro Snoopy. Va bene, anche Passo al kayakista, esiste questa parola. Il nostro Snoopy è su un kayak, credo che dovrebbe essere. Il kayak è in plastica vuota diversa dal resto, molto sì. leggera. In realtà se lo mettessimo in acqua lui forse galleggerebbe, ma a testa in giù di sicuro perché tutto il peso è nella parte superiore del giocattolino. Abbiamo come accessorio removibile la Pagaia. pagaia, bravissimo. Possiamo muovere le braccine, Poi. ecco. L'ho fatto cadere. Dicevamo che stiamo ignorando le Esatto. papere. Ignoratele anche voi. Allora, ecco qui, possiamo rincastrarlo, lui si separa lì, chiaramente le gambe non sono in vista, e poi la testolina. Ma inizio a Stupisce. dubitare che questa sia la sua testolina. Stavo pensando la stessa cosa, Potremmo averli sembrano quel composti in cappellino. modo Ah, hai sbagliato. le cartine. Abbiamo detto che le papere. No, è proprio la sua. Ok. Ecco qui, questo è. Sì, è lì, con quel cappellino. C'è il cappello da cacciatore, però Non lo capisco. neanch'io. Però così era inteso. Molto carino, poi il viola mi piace un sacco. Allora io prendo Joe Cool, che è un classico dei fumetti di Snoopy in realtà. Joe Cool è questo bestione qui, ha gli occhiali da sole, la testolina articolata, il busto articolato, muove il braccino per. Ah! No, no, lui ha il C'è un pulsantino. pulsante sulla schiena ed è a molla. Lui ha proprio il pulsantino, la funzione Ehi, vera e propria. Fa ehi, come Fonzie. No, è ehi, carinissimo, lui ha proprio il carino. pulsantino in più. E ha uno skate, plastica Sì, spessissima, con con le le rotelline. ruotine che corrono Ma è davvero. molto carino, è uno dei più. Sì, Vieni, poi mi bello. piace tantissimo per il soggetto, il commesso viaggiatore. Oh, eccolo qua. Qui abbiamo uno Snoopy viaggiatore con il suo cappellino, il farfallino. E la sua valigetta, giustamente. Allora, Snoopy in sé muove le braccine, la testolina e il torace. Carino, molto carino. Come sempre si scompone, ma tra un Come po' ne tutti. mischieremo un po' di parti. Questo è il suo accessorio. Vediamo se riusciamo. Eccolo qua. Lo apriamo e vediamo che dentro c'è un Woodstock che all'occorrenza può emergere, eccolo qui, e sta sopra la valigetta. Cosa sta facendo? Sta leggendo forse? Sembra di sì. Molto bella questa valigetta. Ne rimane uno soltanto. Va bene.
laggiù in fondo, e abbiamo uno Snoopy spaventapasseri. Ha le manine e i piedini di paglia. In realtà questo è un po' meno articolazione degli altri, perché può ruotare il busto, può ruotare la testolina e in realtà può anche ruotare la rosa del ventico sopra, giusto? E, però comunque anche lui ritiene la solita funzione mix and match di tutti gli altri. Sì, mi piace per i colori lui in realtà, sì. Non essendo tutto bianco e ha un po' di tinti, mi piace il giallino della camicia, bello. I temi in genere che hanno esplorato sono un po' quelli classici del fumetto, come Joe Cool o lo scrittore o il pilota, e un po' comunque roba che siamo abituati a vedere tipo nei Puffi dello Schleich. Sono i classici del gioco, vale a dire, fanno riferimento a una cultura ormai tradizionale, sì. E non a un decennio specifico. Lo spaventapasseri sì, è un po' del passato ormai, però lo conosciamo tutti. Il cuoco era il cuoco, quindi esatto, carino. Quindi direi che in realtà ormai ci rimane soltanto graffiato qua. Ci rimane soltanto da mescolarlo un po'. Io togliamo questo, la testa qui, il cappuccione, il cappello di paglia ad esempio, la mettiamo al pilota, via. Ok, eccolo qui. Ecco una cosa che per esempio ad alcuni, uffa scusate ho fatto ballare il telefono, ad alcuni potrebbe interessare è sapere come posso costruire uno sloppy normale. Quindi io posso prendere ad esempio lo scrittore, togliergli le gambine sedute, prendere le gambine del re ad esempio, o quelle del wow, voilà. E dovrete, siamo un po' allo stretto qui, quindi esatto, però qualcosa lo colpiamo quando ci muoviamo le gambine del commesso viaggiatore, abbiamo uno Snoopy base, eccolo qui. Così come con le sue gambette, o meglio con le gambette dello scrittore, possiamo mettere a sedere uno qualsiasi degli altri Snoopy. Certo, possiamo far sedere il commesso viaggiatore, sarà stanco, ha finito di viaggiare, oissa. Eccolo qua, e lo sediamo da dietro. Ah, è un disastro. Sì, questo video sarà un disastro. Siamo abbastanza voluminosi, okay. Tutte e due, lo spazio è poco e queste sorprese sono gigantesche. Via. Insomma, questo disastro. Però dovrebbe rendere l'idea di quanto siano grossi questi giocattoloni, sì, coloratissimi, si vede belli lucidi come piace a me. Sono una di quelle linee di giocattoli che nessuno cerca, non sono richiesti, quindi se li trovate è probabile che siano anche a buon prezzo. Sì, ovviamente teniamo anche conto di quanta roba ricevete, sono 12 personaggi giganteschi. Chi li mette in vendita, anche senza sapere che cosa sono, non può metterli a 10 euro tutto il lotto, perché dice, certo, ho una valigia piena. Esatto. Hai riempito l'armadietto del bambino con sta roba. Ma molto molto belli, un set di Happy Meal dei nostri preferiti. Ci sono state, faccio delle bellissime, a scegliere i preferiti. 3 Happy Meal collezione del Burger, esatto. King, cioè sono state di bellissime. Però questa è tra quelle, è proprio bella, questa è sono proprio bella. Enormi, tantissimi. In Natale la butto lì, perché non credo che siano conosciuti, li abbiamo recensiti. Forse tra le più spettacolari c'erano quelli di Monster & Co. Attenzione, molti di voi ricorderanno le sorprese che c'erano qua in Europa di Monster & Co, dove c'era Mike con le braccia con i fili di ferro dentro. Noi abbiamo recensito la versione americana di quelle sorprese, vi suggeriamo di andarla a vedere. Erano molti più personaggi e quando li avete tutti assieme costruite il playset con tutte le porte degli armadietti. Era una vera e propria linea di action figure, sì, che non hanno niente di meno di quelli che si comprano nei negozi. Ho la serie di Toy Story del Burger King che abbiamo. Woody di pezza, bellissimi. Le ali. Spero che io vado matto per i mostri della Universal. Oppure è ormai uno di quei video che mi commenti bloccati perché è vecchio. Però sedie spettacolari erano dei personaggi Disney dell'Epcot Center. Molto belli. Del molto McDonald's, belli. Giocatori meravigliosi. Non ricordo nemmeno, ma forse abbiamo già recensiti i Pocahontas del Burger, sì, King, che erano bellissimi. Insomma, ce ne sono un po' ci di... Ci sono stati dei gran bei giocattoli negli anni. Questi in realtà non sono da meno. Se vi piace Snoopy, direi che sono... Guarda, è coloratissimo, enorme.
Decisamente, se voi avete una cameretta, li esponete su un paio di mensoline e quando uno entra nella stanza vi chiede cosa sono. Ah, sì. Sì, sono sì, tanti, sì. Tutti grandi, tutti coloratissimi. Bellissimi. Bene. Va bene. Dunque, se il video vi è piaciuto, se siete abbastanza comprensivi, potete cliccare qui su mi piace. Il bottone non mi piace c'è, però non, c'è. Penso per i soliti motivi stupidi di privacy adesso non fanno più vedere quanti sono i non mi piace. Meno male, però... avremo paura del risultato. Ma a me farebbe anche comodo sapere cosa non vi è piaciuto. Le critiche servono tutte, tutti quanti dovremmo imparare ad accettarle, anzi le critiche. Non vederle fa solo male a tutti. Comunque, qui, se vi è piaciuto il video, per iscrivervi al nostro canale, qui sul bollino blu di Brandi, troverete una marea di video dedicati a giocattoli famosissimi del passato, sì, di solito, ma non solo, e anche a tanti giocattoli che non conoscevate, come questi. Questo video qua non potrò farlo per come è costruito, ma dico una cosa che c'è stato negli ultimi video, se vi può fare comodo continueremo a farla. Se guardate nella descrizione dei video troverete sempre la divisione in capitoli. Ah, bravo, giusto. Direi che è tutto. Ok. Ciao. Ciao.